Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Bentornate, siamo a sabato, oggi è un bellissimo giorno perché beh, sono le 8:20, io sono già pronta e stamattina parto dall'inizio, se no non capite. Stamattina portiamo Joy dal parrucchiere, finalmente, perché è ridotto davvero. È pietoso e anzi, quando andiamo a prendere, voglio anche programmare tutti gli altri appuntamenti. Ho sempre fatto così, però ultimamente mi sono sempre dimenticato. Una volta ci andava Roby, si dimenticava, quindi voglio programmare gli altri appuntamenti come faccio solitamente per le unghie. Voglio fare così anche per Joy, così non rischio che magari vada troppo oltre il tempo necessario per la sua pulizia. Io generalmente una volta ogni mese e mezzo noi lo portiamo, perché comunque ha le unghiette da tagliare, gli occhi da pulire, le orecchie da tenere sotto controllo, e quindi oggi faremo così. Nel frattempo che Joy sarà dal parrucchiere, che ci metterà quelle 2 ore, andremo a Cesena al mercato. È diventato famosissimo questo mercato a Cesena perché tanti di voi che siete venuti in Romagna a fare le vacanze si sono presi sabato mattina per andare a Cesena al mercato. Infatti ho conosciuto una di voi che era in ferie a Milano Marittima. Sono felice perché è davvero molto bello, almeno a noi piace, davvero piace. Poi vi dirò che prima del Covid c'erano, penso, una anche oltre quelle che ci sono di bancarelle, una decina di bancarelle solo di scarpe di tutti i tipi, bellissime, prezzi bassissimi, però purtroppo dopo il Covid non ci sono più, non so dove sono finite. Comunque andremo lì, che io magari faccio un giretto. Vorrei vedere un paio di orecchini da poco, color oro, tipo so, dei cerchi, non lo so, non tanto grandi perché a me non piacciono, soprattutto su di me, forse essendo piccolina non mi piacciono. Però intanto sentite sottofondo mio marito che dà i bacini a Joy prima di portarlo fuori. E poi volevo vedere se trovo qualcosa. Mi sarebbe piaciuto, se li trovo, un altro paio di questi jeans. Questi sono i mom, ve li ho fatti vedere in uno degli ultimi video. E questo è quello chiaro che io ho preso da Terranova e l'ho preso anche così nero. Però quello nero è davvero enorme. Questo, vi dirò, mi si è allargato un po', forse. Non ho perso peso, però noto che mi sto sgonfiando e sto meglio un po'. Sto facendo anche ancora la cura di fermenti lattici, che io vi straconsiglio questi, ragazzi. Io ne ho provati tantissimi, ma questi me li ha dati mio marito. Ebbene sì, perché lui dovrebbe fare il dottore, è bravissimo. Insieme al mio suocero, cioè, ne sanno una più del diavolo per quanto riguarda i medicinali. E questo qui, forse in tantissimi di voi ve lo ricordate, sono certa che tantissimi di voi lo utilizzano, l'enterella. Sono dei fermenti lattici che vanno presi subito dopo i pasti e sono specifici per l'intestino. Io che ho problemi di colon, questo ogni volta che ho dei dolori o ho la pancia gonfia, faccio un ciclo di loro. Due al giorno, diciamo all'inizio due al giorno, forse sono troppi, non lo so, ma mi aiutano tanto. E poi come mantenimento uno al giorno. E da quando utilizzo loro, vi dirò che sto meglio, mi sento molto più sgonfia. Questa è una maglia che ho preso da Zara e basta. Stamattina dovevo andare dal parrucchiere, ma alla fine ho disdetto. Tanto dovevo fare la piega, sinceramente mi sono risparmiata 20 euro visto che il tempo è così incerto, danno pioggia. E voi direte: perché dovevi andare dalla parrucchiera? Perché stasera avremo il 50°, cioè sarà il compleanno del socio di mio fratello, che conosco da una vita, forse ve l'ho già detto, e comunque è il mio secondo titolare, e farà 50 anni, e andremo su, e niente, saremo tutti in questa festa. Dovremo essere vestiti tutti di nero. È una festa che si può entrare solamente con l'invito cartaceo, e verrà anche mio marito, perché comunque anche mio marito lui lo conosce da una vita. Poi siamo andati in ferie, poi comunque lui è il mio titolare, è molto gentile, cioè è buono, ha invitato tutti i figli e via dicendo. Quindi andremo lì e volevo andare dal parrucchiere a lavarmi e farmi la piega, ma alla fine ho detto: tanto è andato pioggia, e se poi magari mi bagno mi si arrufferanno di sicuro, a parte che sono sporchi perché io li lavo ogni 2 o 3 giorni, e ho aspettato appunto oggi pomeriggio per lavarli. E
Io ho detto, dai, non ci vado così mi risparmio i soldi, tanto so già che mi si arruffano tutti, io bene o male, poi sono bravina, non brava, bravina, almeno per i miei capelli perché ormai li conosco. E quindi niente, vogliamo andare a fare un giro così e niente. Stamattina mi sono truccata pochissimo, non ho messo il fondotinta, ho messo solo una crema che ho ritrovato della Essence, che poi magari vi faccio vedere oggi, quando, verso sera, quando mi preparo, che mi dà questo effetto glow. E, ce l'avevo da un pezzo, mi ricordo che la utilizzavo spessissimo, non è un fondo, è giusto una crema che dà un po' di luce e se la ritrovo la voglio ricomprare perché ha dei prezzi, ha un prezzo bassissimo, 2-3 euro, e invece ci sono marchi che costano tantissimo, 40-50 euro, che fanno lo stesso identico effetto, quindi no. Ho messo giusto un po' di terra, non ho messo fondo, non ho messo BB cream, non ho messo nulla. Ho fatto le sopracciglia senza matita, senza nulla, ma con questo prodottino della NYX che ho preso su Amazon. È un rimmel mascara che colora le sopracciglia, cioè nero come il mio, se no c'è marrone. L'ho trovato su Amazon a pochissimo, a 4 euro appunto della NYX, e questo effetto mi piace perché è molto naturale. Poi all'interno dell'occhio ho messo la matita della Nabla, il matitone io ce l'ho questo qui da un pezzo, ce l'ho verde, nero e blu, forse vi ricordate, e oggi mi arriva anche il marrone perché l'ho ordinato su Amazon in offertissima e l'ho preso perché io li utilizzo tantissimi. Sono questi matitoni della Nabla, il Cupid Arrow, e questo qui è nella tonalità khaki. Bellissimo, l'ho messo sotto, vedete? E poi nella parte sopra, qui diciamo nella palpebra, però sopra, io la disegno sempre con il matitone nero perché mi piace questo effetto. E poi nelle labbra, sulle labbra, ho messo la mia solita matita Astra 02 che adoro. Una l'ho già finita, questa è già a metà e devo magari lunedì andare dai cinesi a prenderla. Ve le ho fatte vedere perché spesso mi chiedete, Sabri, perché non ci dici che cosa utilizzi? E allora, quando mi ricordo, lo faccio. Dunque, qui c'è un gran casino, abbiamo già fatto colazione, non voglio andare al bar perché noto che è buonissima la colazione del bar, ma mi sento la bocca strana dopo che mangio le paste e preferisco più una colazione sana fatta qui in casa. Oggi ho mangiato il budino proteico della Lidl, questo qui ve lo faccio vedere perché me lo ha consegnato consigliato la nutrizionista, questo proprio della Lidl, perché non ha lattosio. Dove è scritto? Ecco qui, senza lattosio, e in tanti invece ce l'hanno il lattosio, invece lui non ce l'ha. Poi all'interno ho messo 4 biscotti secchi, quelli del loro Saiva, e una spolverata di cioccolata fondente. Io ho questa qui, ma proprio ne saranno stati 10, e un po' di latte, vi faccio vedere quale. Questo qui latte, bevanda che ho preso l'altro giorno, questa qui su Amazon, questa al miglio. L'ho trovata a 2,99 euro, senza glutine e senza zuccheri aggiunti. Questo qui. Il miglio fa benissimo, è ricco di vitamina. Io adesso, appena finisco il couscous, lo voglio proprio prendere a semini, cioè proprio il miglio per gli uccellini, perché sono ricchi, ricchi di vitamine. Me lo diede ai tempi la prima nutrizionista, e in più fa benissimo a livello intestinale, anche per chi soffre di colon è ottimo, il sapore è buonissimo, almeno a me piace. Poi sono una che è aperta ad assaggiare qualsiasi tipo di cibo. Non mi piace la carne, non mi piace il pesce, però cibi stranieri, tranne il tofu, e il tofu non mi piace, e il seitan, io assaggio tutto, ci provo, poi se mi piace continuo a mangiarlo, se non mi piace almeno dico l'ho assaggiato, e vi dirò che quello è buono. L'ho preso su Amazon a 2,99 euro, non è tantissimo perché chi è abituato a prendere delle bevande vegetali tipo Alpro, cose del genere, sa che costano molto di più. Poi si trovano anche alla Lidl a meno, però al miglio io sinceramente non l'avevo mai visto. Comunque sono già 10 minuti che parlo, io adesso metto le scarpe e andiamo, che portiamo Joy e vi porto con noi al mercato, e anche stasera. Ragazze, allora abbiamo portato Joy, scusate se rido, ma e quindi adesso andiamo a,
a Cesena a fare un giretto e poi l'andiamo a riprendere, ci vorranno un paio di ore e basta, facciamo appunto un giro, poi si torna a casa. Oggi leggeri, visto che stasera si mangerà abbastanza, credo, non lo so, vedremo. So che è tutto a buffet, dopo possiamo scegliere cosa mangiare. Il tempo è un po' così, è un po' incerto, ma non hanno dato pioggia, nuvoloso, speriamo che resista fino a domani. E niente, se prendo qualcosa sapete che dopo vi faccio vedere. Purtroppo penso che non riusciamo ad arrivare a Cesena perché c'è l'Iron Man, credo che si dica così, quindi tra un po' si può dire che è ora di tornare a prendere Joy e niente mercato. Ecco il mio patatino tutto bello, bello profumato, tutto bello toilettato, non fare il finto che stiamo parlando di te. Ma questo bimbo guarda il papà che sta cucinando. Vero? Guarda papà, come sei bello, tutto profumato, come sei bello, 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 bello. Ragazzi, siamo tornati a casa da un bel po', io sono in mood pulizie, devo solamente rifare il letto perché ho cambiato le lenzuola, del resto ho già pulito, diciamo che ho dato una pulicchiata, poi domani mattina magari la pulisco con un po' più di calma, o se no lunedì, tanto lunedì sono a casa e generalmente me la prendo proprio con calma, vado dai miei genitori e poi mi dedico alla casa. E oggi leggeri perché il mio colon suona e purtroppo credo che niente, devo optare per un'alimentazione fatta dalla sottoscritta, nel senso che c'è sempre lui che ci saluta, ho bisogno di mangiare cose normali e ci provo perché davvero oggi è tostina la cosa. Infatti stasera non so cosa mangerò là, però tanto essere service, al massimo vedo un attimino, io con i carboidrati vedo che sto bene e al massimo quando torno a casa mi faccio un piatto di pasta, vediamo. Comunque io qui ho il mio letto che è appunto da rifare, poi oggi mi devo fare la doccia giustamente e lavare i capelli e basta, e poi ci prepariamo e andiamo, verrà anche mia figlia giustamente e magari dopo vi faccio vedere anche lei, perché ogni tanto me lo chiedete, la Siria non si vede, allora ogni tanto quando è con la mamma ve la faccio vedere. Adesso mi metto all'opera, così dopo mangiamo, ci rilassiamo e se riesco, se ne ho voglia, vado a farmi una camminata, altrimenti mi rilasso un po', perché appunto è qualche notte che non dormo e niente, devo editare, anzi girare ed editare anche un altro video che vedrete e non vi dico nulla, magari ve lo dirò quando giro l'altro video. Niente, ci vediamo dopo, così vi faccio vedere un po' come mi trucco e dove andiamo. Allora, ragazze, allenamento finito, adesso vado. Siccome siamo in tre in un unico bagno, vado io, che così inizio a farmi la maschera e mi faccio la doccia e ci metterò circa un'ora, quindi inizio io e poi faranno mio marito e mia figlia. A dopo. Grazie, sono pronta, è già tardissimo e devo solamente mettere gli orecchini e penso di mettere i cuoricini color argento. Volevo optare per l'oro, ma alla fine non avevo voglia di togliere i braccialetti e quindi ho optato per l'argento. Allora, trucco semplice, cioè semplicissimo. Ci ho lavorato un po', mi sono fatta questo trucco verde. Vedete, un po' sfumato, un po' brillantinato nel mezzo, un po' sfumato qui, però non vedo una mazza. E alla fine ho messo questo rossetto rosso perché dobbiamo essere tutti vestiti di nero. E quindi ho detto no, devo mettermi un rossetto rosso, altrimenti non mi sento a mio agio. Ho messo questo body che io ho già da tanto tempo, ma non ricordo nemmeno di avere,
che io ce l'avessi, faccio vedere così a tre quarti, visto che comunque andremo a Bertinoro, è freschino su e quindi ho optato per mettere un body ma a manica, diciamo a tre quarti, vi faccio vedere. Poi ho messo la collana di della Kidult, questa qui che ho già da un pezzettino, ed è quella di Vasco Rossi. E poi ragazzi ho messo questa gonna che io ho già da tanto tempo, volevo mettere quella di Stradivarius, l'ho provata ma stavo malissimo, anche mio marito ha detto no. E allora ho tirato fuori questa che ho già da tantissimo tempo e mi sta bene, dai, mi sta abbastanza bene. Dietro a questa cerniera, ma tanto io utilizzerò il blazer, e ho messo questi stivaletti perché farà freddo e comunque sono molto molto carini. Adesso magari ve li faccio vedere, giro la fotocamera. Molto, molto carini, sono di Stradivarius, li presi l'anno scorso e molto belli, senza calza. Diciamo che a fare le riprese sono molto brava. E poi metto questo blazer che io ho dall'anno scorso, ma vi dirò che non so come mai è un po' grandino. Pensavo di metterlo così. E poi no, mi fa schifo così, niente, lo infilo, tanto avrò freddissimo e niente, poi eventualmente non dovesse aver caldo, freddo, lo tolgo e sto. E questo è il total black, che dobbiamo essere tutti vestiti di nero. E verrà con noi anche mia figlia, adesso vado a mettere gli orecchini, non vi dico il casino perché alla fine ho fatto anche tardi, nel senso che dicevo ma no, tanto ancora è presto, e alla fine è tardissimo. Non ho messo neanche il fondo, ho messo questo fondotinta di Astra, lo sapete che io lo utilizzo già da tanto tempo qui nelle gote. La palettina che ho utilizzato è questa qui di Natasha Denona, che ho da tantissimo tempo, mi sembra di averla presa a New York, ancora incartata, la prima volta che la utilizzo, e niente, adesso voglio iniziare a truccarmi un po', non tantissimo, ma non so, magari quando andiamo da qualche parte o a fare la spesa, a rotazione voglio utilizzarle. Poi ragazzi ho messo come blush questo qui di Nabla, che è il Skin Glazing. Non lo so che tonalità è, però è questo qui rosa, così dopo eventualmente domani se ho tempo ve lo faccio vedere. E basta ragazzi, ho messo all'interno la matita verde che è questa qui della Kiko, queste qui con il gommino dietro e proprio all'interno, e poi ho messo un sacco di mascara. Allora adesso vado a mettere gli orecchini, devo anche tirar fuori la borsa, non so che borsa nera, però ho l'oro nella borsa nera. Adesso ci do un'occhiata. Ora, alla fine ho optato per questa borsa che avete già visto altre volte, che mi è stata regalata da mio marito. Adesso aspettiamo mia figlia che si dia una smussina, perché sono già le 7:20 e per arrivare su ci mettiamo mezz'oretta. Più dobbiamo arrivare anche a piedi alla cima del monte e basta. Speriamo solamente che non piova, che ci sia da mangiare, mi viene tanta fame. E niente, dai, passiamo una serata fuori, visto che noi non andiamo mai da nessuna parte, però io non sonno, che me ne sarei rimasta molto volentieri a casa, ordinarmi una bella pizza, però ogni tanto ci sta. E niente, vi porto con me, spero di riuscire a farvi vedere qualche cosina e speriamo, incrociamo le dita. Andremo lassù. Nati, lì c'è la mia bambina e lì c'è Robby. Siamo arrivati. Mamma mia, sembro bianca cadaverica. Guardate la meraviglia. Quella è la mia città. Guardate che bello. Stupendo. Comunque sono cotta perché abbiamo fatto circa 200 scalini. Stupendo. Buongiorno. Sono le 9,
Mi sono alzata 20 minuti fa, sono più storto. Ieri siamo rientrati cioè stamattina siamo rientrate alle 2, ragazze. Io non sono abituata, cioè noi non siamo abituati. No. Come facevo? Come facevo? Distrutta, però mi sono addormentata subito. Vabbè, mi sono struccata, mi sono fatta la skincare perché io non vado a letto senza e niente, mi sono addormentata. È stata una serata emozionante perché alla fine Mirko, si chiama Mirko, per chi mi segue su Instagram ha visto, invece di ricevere, si può dire, lui i regali li ha fatti, nel senso che ha fatto un discorso e ha ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine in questi 50 anni, perché ha compiuto 50 anni di vita, iniziando dalla sua bambina, gli amici, e poi ha chiamato anche mio fratello con parole stupende, perché appunto, come ha detto lui, si conoscono da 40 anni, ci conosciamo da 40 anni, e ad ognuno di loro ha fatto un regalo. Quindi regali anche importanti, e poi appunto ha ringraziato mia cognata perché lavorano insieme da 20 anni, cioè da 15 anni. Lei lavorava prima presso un altro studio e poi è andata da mio fratello, perché lui è un po' disordinato e allora siamo sempre dietro a ritrovargli le cose, soprattutto lei, perché lei ha una memoria incredibile, sembra un computer. Poi ha ringraziato anche me e mia figlia, perché siamo uno staff, cioè ci reputa proprio delle persone all'interno dello staff importanti, molto educate, e mi sono emozionata davvero tanto. A mia cognata gli ha fatto un bel mazzo di fiori e così via dicendo, il papà, la mamma, gli zii, c'erano tutti. È stato davvero molto emozionante. Poi niente, abbiamo mangiato la torta, siamo andati via e all'uscita, già, però sì, è qui perché purtroppo alla fine dopo ho buttato tutto. Ad ognuno di noi ha lasciato un pacchettino nero, perché erano tutti vestiti di nero. A me piaceva tantissimo, sapete che io amo i neri. C'era questa bustina, vedete con il suo nome, e all'interno, ad ognuno di noi c'era, eravamo in tanti, 160, un grattevinci molto bello. Quindi all'uscita ci hanno dato ad ognuno di noi un pensierino, che era il grattevinci. Molto molto bella come cosa, un'idea stupenda. E niente, io stamattina ho già fatto colazione, mi sono mangiata lo yogurt greco perché è scaduto ieri e sinceramente mi scoccia buttarlo, anche se non dovevo mangiarlo, ma cerco di stare leggera oggi, con un pugno di cereali integrali e un pugnettino di frutta secca, perché non avevo voglia di mettere la frutta normale, avevo fame. Voi direte: sei arrivata a casa 7 ore fa? Sì, però avevo fame e basta. Mi sono presa il mio caffè, sempre a stomaco pieno, mi raccomando. Niente, adesso io mi metto, loro stanno ancora dormendo, io mi metto a fare qualche cosina. Devo anche stendere la lavatrice, non guardate il casino che ho aperto ieri prima di andare via, quindi penso che alcuni panni si siano già asciugati, però preferisco tenerla aperta che chiusa, perché così sappiamo che i panni non puzzano. Io, ragazze, vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, grazie per essere state con me in questa giornata importante, molto bella, diversa dal normale. Sapete che noi non andiamo mai né a nessun evento, da nessuna parte, quindi per noi è stata una cosa emozionante. Credo che la ripeteremo molto in là, perché amo stare a casa, amiamo stare a casa proprio, però ogni tanto ci sta, ogni tanto ci sta. Ringrazio anche chi mi ha visto su Instagram, magari vi metto una foto se riesco dell'outfit, mi hanno fatto i complimenti, tanti complimenti. Grazie, siete dolcissime davvero. Mi avete chiesto se era un vestito, no, erano due pezzi vecchi perché la gonna che avevo preso mi sta malissimo, me l'ha detto anche mio marito. E non lo so come mai, l'avevo provata nella tonalità grigia, stava perfetto, ho detto sì,
se mi sta bene questa la prendo nera, senza che sto a riprovarla. Invece le cose vanno sempre provate, ormai ho tolto il bigliettino, la regalerò a mia figlia che lei sta benissimo. E niente, vi saluto davvero, vi auguro una buona giornata, non so quando andrà online questo video, io adesso mi metto a fare due o tre cosine, oggi siamo di spesa e poi basta, non so se la faremo stamattina così ce la caviamo dal mezzo, o oggi pomeriggio, però dopo casa perché ho proprio voglia di stare nella mia casina. Fate le brave, vi voglio un casino di bene e ci vediamo nei prossimi giorni, magari domani vi giro un video di una collaborazione che aspettavo da tempo, che so già che vi piace un casino. Ciao amore mio. Oh. Ciao amiche mie.